Eccoci qua con un nuovo video della YouTube Pagan Challenge. Ormai questo è il mio intro della YouTube Pagan Challenge. Buongiorno! C'è il sole, sono contenta perché riesco a registrare con un minimo di luce, anche se sembro un fantasma come mio solito. Sto meditando di comprare, quando sarà e quando avrò sistemato varie cose, delle luci per fare video, in modo che posso registrare anche di sera e magari riesco un attimino a gestire meglio i tempi e non farlo soltanto quando sono a casa, che quando sono a casa ho 3500 miliardi di cose da fare, dovreste vedere in che condizioni sta casa, ma vabbè, si vede soltanto qui. Ad ogni modo, numero 32, e voglio già premettere che i prossimi video che vedrete saranno leggermente... sono argomenti che non è che mi piacciono moltissimo, per quanto io appunto, questo soprattutto, io ho studiato storia dell'arte, ho fatto tre esami di storia dell'arte dovrebbe piacermi, però vabbè, allora, questa settimana ci chiede in generale opere d'arte pagane, che siano nuove, che siano vecchie, che siano fatte da sé, che siano fatte da amici, eccetera, eccetera. Allora, potrei iniziare sicuramente a parlare di quello che io ho fatto per la mia tesi di laurea, perché quello che io ho fatto per la mia tesi di laurea, per quanto sia un argomento più generico, perché di certo non potevo andare dalla mia relatrice e dire: "Sai, ciao cara, vorrei tanto parlare di cose pagane, sciamanesimo, eccetera, eccetera", ho adottato come tema quello del corpo femminile, attualizzato sia, cioè, con la diversa concezione da il tempo, diciamo, addietro, con il matriarcato e passaggio al patriarcato e tutta quanta la parte, diciamo, sulla storia dell'arte in generale, ad adesso che c'è appunto questa concezione molto più distorta rispetto a un tempo. Quindi, tra tante cose che ho affrontato, sicuramente mi sono imbattuta con moltissime opere che richiamano comunque temi pagani. In primis, la mia amata Venere di Willendorf, che ho anche qua sul mio braccialino. Caracà. Io sono assolutamente innamorata della Venere di Willendorf che appunto risale a un'epoca appunto dove il matriarcato era la parte diciamo principale della società e dove il corpo femminile per quanto appunto non c'era neanche questo interesse nella ricerca della bellezza come adesso era sacro, era divino, era comunque c'era una concezione molto 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 più tranquilla e sacra di quello che era il corpo femminile. Erano sicuramente portate all'estremizzazione con queste opere d'arte il seno, il ventre, comunque tutti quanti gli organi genitali, eccetera, eccetera, perché erano comunque sinonimo di fertilità. Erano un qualcosa da celebrare in quanto vita, in quanto portatori di vita, non adesso che è tutto diventato fonte di sesso e ma non voglio fare la purista di questo cavolo, però adesso c'è un'estremizzazione al contrario, dove appunto i corpi femminili sono diventati sostanzialmente oggetti sia di marketing, sia di business, sia di pubblicità, e sono diventati come praticamente degli oggetti da utilizzare per uno scopo, che non è lo stesso scopo che avevano le Venere antiche, perché le Venere antiche molto spesso erano, io mi ricordo che ho fatto un esame di fenomenologia del corpo e mi ricordo quando la mia professoressa mi disse che queste statuette di queste dee, ovvero questa qua che avete visto, comunque anche le forme delle dee che costruisco io, erano solitamente fatte di osso o di legno ed erano infilate nella parte, diciamo, davanti delle abitazioni dei... Oh mio Dio! È caduto qualcosa da solo, ci sono i fantasmi in casa. Erano appunto posizionati davanti alle abitazioni come protezione, comunque come oggetto di fertilità, erano comunque una cosa positiva. E quindi, diciamo, se dovessi proprio scegliere un'opera d'arte, tra virgolette, sceglierei questa perché è una cosa che mi ha sempre accompagnato. In generale, io anche nella mia visione come si dice? Iconografia della dea, visto che io non ho un pantheon preciso e non ho necessità neanche di trovare un pantheon preciso, di trovare un nome, quando sarà, se sarà, sarà lei a dirmi: "Giorgia, guarda, adesso è il momento di lavorare con me." Non ho necessità di ricercare precisamente nessuna divinità, perché in questo momento della mia vita è come se fossi una bambina e quindi sto ancora vedendo il mondo, no? Sto ancora cercando di capire il mondo come funziona. Nel momento in cui avrò capito come funziona, mi specializzerò in una cosa. Quindi per me la figura della dea così generica, appunto le classiche dee che realizzo anche io, quella per me è la mia opera d'arte preferita perché alla fine mi richiama, è
È il mio modo di vedere la femminilità, la dea, anche se sono comunque piena di problemi con me stessa perché non mi accetto e bla 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 bla, è il mio modo di vedere la femminilità. Ci ho dedicato la mia tesi di laurea alla fine, è stata la prima cosa di cui ho parlato, anche perché poi come progetto artistico portai l'applicazione di quanto appunto la società abbia modificato il concetto di bellezza femminile a opere d'arte antiche, quindi ho modificato con Photoshop, magari vi lascio alcune fotografie se mi ricordo, perché il problema è che dico sempre vi lascio le fotografie e poi mi dimentico. Praticamente ho modificato le fotografie o i quadri di opere d'arte antiche utilizzando il canone di bellezza odierno, quindi ho preso la Venere di Willendorf, l'ho modificata con Photoshop facendola diventare secca secca, o piuttosto la Venere di Botticelli, stessa cosa, quello è un altro quadro che a me piace da morire, da morire, o comunque tutti i quadri di Botticelli per me sono meravigliosi perché c'è proprio un equilibrio è come sentirsi perfettamente bene con se stessi. E almeno è questa la cosa che a me trasmettono appunto le opere d'arte di questo tipo. È proprio un essere connessi con il proprio corpo, con il proprio io, come essere assolutamente centrati e non aver neanche paura o timore di apparire agli altri, perché è la bellezza estrema e non può essere assolutamente commentata da alcuna persona critica o alcuna persona che deve giudicare nessun altro. Quindi diciamo che le cose mie preferite sono queste, magari vi lascio alcune foto della tesi se mi ricordo, sperando. E questo, io spero di aver dato un'idea, io vi dico sempre che se volete leggere la mia tesi io me ne rendo conto che tutte le volte dico sì sì ve la mando, sì sì ve la mando, ma ce l'ho sull'altro computer e non lo accendo quasi mai. Magari siccome io mi rendo conto che ho fatto un video sulla mia tesi di laurea, ma non era poi così completo. Se vi interessa, vi posso fare tutto quanto la chiacchierata al riguardo. C'è parecchio da dire in realtà, però se volete, magari vi faccio una breve chiacchierata. Anche perché poi mi sono soffermata su quanto il patriarcato abbia effettivamente spodestato il matriarcato, quanto la figura della strega sia stata appunto demonizzata e eccetera eccetera eccetera, le solite cose, non voglio farmi iniziare diciamo un'altra polemica riguardo e quindi questo, io vi lascio un bacio, grazie per aver guardato questo video, se vi piace il canale iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Mua!